Mi chiamo Alice Rapetti e sono Brand Ambassador della società Borsalino. Quello che vi racconterò oggi non è solo la storia di un'azienda di successo, ma è la vera e propria nascita di un'icona senza tempo, che ancora oggi, dopo oltre 150 anni, è sinonimo di eleganza, di stile inconfondibile, ma soprattutto di Made in Italy. L'azienda Borsalino nasce ad Alessandria nel 1857, grazie al suo fondatore Giuseppe Borsalino, detto Chur Pipin, che dopo aver trascorso 7 anni in Francia ed aver ottenuto il titolo di maestro cappellaio, ritorna in Italia e decide di aprire una piccola bottega artigiana nel centro storico della città. Dopo soli 13 anni di attività, l'azienda vanta già 130 dipendenti e una produzione giornaliera di 300 cappelli. Fu proprio allora che Giuseppe Borsalino decide per la svolta industriale, trasformando così la sua piccola impresa artigiana in una vera e propria industria. La nuova era del brand riparte da quello che è sempre stato il core business dell'azienda, e cioè il cappello, concentrandosi su collezioni incentrate sul design puro, sull'eleganza e sull'unicità del prodotto. Borsalino è diventato negli anni un'icona internazionale ed è uno di quei rari casi in cui un marchio è diventato sinonimo di un prodotto. Nel 1970 inizia anche il sodalizio con il mondo del cinema, con l'uscita del film omonimo Borsalino, in cui recitavano Jean-Paul Belmondo e Alain Delon. Ed è proprio da quel momento che numerose sono le star che hanno deciso di indossare il cappello Borsalino proprio come segno di riconoscimento e di eleganza. Quello che noi produciamo sono copricapi in feltro e tutto nasce dalla materia prima, ovvero un mix di diverse qualità di pelo che possono essere lepre, coniglio o garenne. Diverse sono le fasi per infeltrire il cappello, si parte da una prefollatura, una follatura ed infine lo sbridaggio, che è un'operazione fondamentale che trasforma la cloche in cappellina. Lo sbridaggio avviene in un macchinario a campana, dove dapprima la cloche viene posizionata sotto una struttura dove troviamo del vapore. In questo caso la superficie della cloche si rende lavorabile e malleabile e può essere passata su un macchinario successivo, ovvero la sbridatrice, dove una grossa pinza non fa altro che rompere la trama del feltro, iniziando a definire la differenza tra tesa e ala del cappello. Solo dopo circa 50 passaggi e una media di 7 settimane di lavorazione, un copricapo può essere considerato un borsalino. Il nostro mestiere è un mestiere prettamente manuale, in cui le mani dei lavoratori sono importantissime. Al loro tatto riescono a riconoscere la diversa qualità del pelo e anche le impercettibili imperfezioni che ci sono sulla superficie dei cappelli. Questa è una vera e propria arte che richiede tempo, pazienza, ma soprattutto una grande esperienza. I cappelli Borsalino hanno raccontato la storia del costume attraverso i decenni, restando sempre al passo con i tempi e coniugando in maniera perfetta la tradizione con l'innovazione. In ogni collezione, accanto ai prodotti classici e continuativi, vengono proposti dei nuovi prodotti, dei nuovi abbinamenti, con una ricerca costante di nuovi materiali, tessuti e colori. E tutto questo ha fatto sì che Borsalino ancora oggi sia sinonimo di eleganza, di stile, ma soprattutto sia un testimone indiscusso di Made in Italy. Stare al passo con i tempi significa indagare e conoscere le esigenze e le richieste dei clienti di oggi. Gli artigiani della nostra società, che fino a qualche anno fa si occupavano solo della parte produttiva del nostro cappello, hanno dovuto rivoluzionare il proprio mestiere avvicinandosi alla tecnologia e seguendo i mutamenti inevitabili della società. Come vedete, questa è la foto di un cappello ormai ultimato, su cui sono stati applicati tutti gli accessori in maniera perfetta ed è pronta per essere pubblicata sul nostro sito di e-commerce. La tecnologia per una società come Borsalino, strettamente artigiana, è comunque importante perché velocizza i processi produttivi, sottolinea il know-how artigianale degli artigiani e soprattutto va utilizzata.
problema diffuso per aziende artigiane come Borsalino è proprio quello di trovare giovani disposti ad iniziare un percorso lavorativo di questo genere. Soprattutto nel campo della moda, i giovani sono per lo più interessati alla parte creativa, alla parte di progettazione del prodotto in sé e non tanto alla parte manuale, che invece è alla base di tutto. Solo grazie a un accurato ricambio generazionale riusciremo a dare continuità ad un'azienda che non è solo un marchio, ma è un autentico stile di vita. Quest'arte meravigliosa non può andare assolutamente persa nel tempo.